se volete, anche le idee giuridiche possono dividere, ma c'è una realtà che ci unisce. Per cui la mia gratitudine per questo incontro, per questo nostro ritrovarci, per questa accoglienza, per questo spirito di fraternità. E la mia vuole essere anche una parola di gratitudine che vuole abbracciare tutti, perché ci siamo veramente a diverso titolo qui, ma ciò che ci unisce in fondo è un grande senso della relazione umana che noi sempre di più dobbiamo custodire. Siamo fatti per stare l'uno di fronte all'altro, per incontrarci, a maggior ragione se condividiamo la grazia di aver imparato a gustare quanto è buono il Signore nel suo Figlio che ha dato la vita per noi. Per cui la mia gratitudine per questa parola concreta, per questa realtà, di questo momento così forte, così pregno anche di emozioni, ma anche di prospettive di cammino, di prospettive di cammini comuni. E in particolare vorrei ringraziare Padre Russell, il Concilio, che è una parola a me molto cara, sentire sì, il Concilio è una parola molto molto cara, perché la Chiesa essenzialmente è questo convenire, questo ritrovarsi, questa corresponsabilità che tutti portiamo, e portiamo tutti la corresponsabilità di camminare verso una unità che rispetti anche le diversità, che valorizzi anche le diversità. Questo è il cammino che ci aspetta. Ed è questo, se volete, un anticipo di quella che ne siamo certi sarà sempre di più realtà, perché la realtà è più grande dell'idea. Grazie. Ci benediciamo a vicenda. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio e rendiamoci ancora una volta, proprio rendiamoci la gioia di questi volti che si sono incontrati. Grazie veramente di tutto. Grazie.